cos'è per te la politica e a che cosa serve? Beh, questa è una bella domanda, specialmente di questi tempi, dove la politica, diciamo, viene abbastanza tartassata, diciamo, come... Beh, la politica con la P maiuscola è fondamentale, serve essenzialmente per organizzare le società, serve per prendere decisioni importanti a livello di società, serve per relazionare società diverse e quindi ha l'importanza strategica di e ha l'obbligo di prendere le decisioni più oneste e le decisioni più sane per le società. Un aspetto di cui io sono ovviamente, come posso dire, coinvolto è il settore della ricerca. La politica ha un ruolo fondamentale, non peraltro ha il ruolo di destinare fondi alla ricerca, e purtroppo quello che sta succedendo in Italia negli ultimi anni è che la ricerca viene molto, diciamo, penalizzata, credendo erroneamente che in periodi di crisi investire nella ricerca significa spendere i soldi in maniera inappropriata, ed è invece l'errore più grande che si possa fare. Nei periodi di crisi è importante investire nella ricerca, perché la ricerca è sintomo di sviluppo di società. La ricerca ovviamente ha come conseguenze gli sviluppi tecnologici, però non mi soffermerei tanto sugli aspetti tecnologici e quindi sul vivere bene tra le persone a livello materiale. La ricerca, e quindi la scienza, intesa con la S maiuscola, è insieme all'arte le attività dell'uomo che lo contraddistinguono da un vivere come un animale, come, diciamo, come una formica. In realtà la formica vive in società, ma non ha possibilità di creare, immaginare e sviluppare. L'arte e scienza sono le due attività importanti, fondamentali per l'uomo. Quindi proprio in periodi di crisi non ci si può fermare nelle attività di immaginazione e di creazione. Col fatto poi che non è mai successo che una conquista nel campo della scienza siano state sterili, quindi non abbiamo portato a nulla. Inevitabilmente, prima o poi, le conseguenze si hanno. E le conseguenze si hanno ovviamente nello sviluppo di tecnologie fondamentali. Ad esempio, pensate solo al web. Il web è stato inventato al CERN di Ginevra, un luogo dove si svolge ricerca fondamentale, o cosiddetta ricerca pura, dove il primo impatto per un politico che è scollato dalle attività, dal mondo della ricerca, penserebbe: a cosa serve? Beh, a cosa serve è una domanda sicuramente facile da fare, però è molto qualunquista, perché io direi: allora a cosa serve la Divina Commedia, a cosa serve il politico, a cosa serve tutto? La ricerca serve a crescere, lo sviluppo tecnologico c'è. Tenete conto che ad esempio il CERN all'anno ad ognuno di noi costa 1,80 euro, e dal CERN sono venute gli sviluppi delle tecnologie del web, le tecnologie per le indagini diagnostiche medicali e così via. Non entro, diciamo, nella moltitudine di sviluppi che ci sono stati. La politica ha il dovere di investire, ha il dovere di incoraggiare. Purtroppo noto, e non sono il solo, che purtroppo c'è la tendenza in Italia a dover sacrificare la ricerca e mortificare il sistema universitario. Il sistema universitario è, diciamo, do solo un dato, un semplice dato: i professori universitari sono rimasti gli unici a non aver riconosciuto, appunto lo scatto stipendiale. Tutti gli altri l'hanno fatto, addirittura anche gli enti di ricerca. Le università sono gli ultimi, sono rimasti gli ultimi: polizia, enti di ricerca, eccetera, tutti li hanno avuti. Come se le università siano il problema della società. No, il mondo accademico, ci sono falle, ci sono problemi, sì, ma non ci si può fermare, bisogna investire. Investire significa moltiplicare i propri soldini, questo lo si fa con la ricerca, non certo non investendo. L'errore dell'Italia è che è il paese in Europa che investe di meno. Per questo l'Italia è uno degli ultimi paesi nell'Europa, sia nella crescita, eccetera, eccetera. Non si può crescere solo di manovre tecniche. Bisogna crescere con scelte politiche adeguate.
E a me poco importa se queste scelte vengono fatte a sinistra, a destra, in alto, in basso, dove volete, nord, sud, ovest, est. La scelta deve essere la scelta dell'Italia. L'Italia ha il dovere di investire, se non altro per il fatto che oltretutto noi abbiamo una tradizione paurosa di scienziati, di scoperte che forse non hanno altri paesi. Beh, dobbiamo continuare in questo, se no noi ci mortifichiamo, se no noi saremo un paese semplicemente piegato a comprarsi il SUV e a comprarsi il telefonino, ma saremo poi schiavi di altri paesi. Grazie e buon appetito.